Come si vive in Via della Chimera? A detta dei residenti, bene, ma non benissimo. Il problema fondamentale è il traffico, e non soltanto perché la strada è una delle più transitate dell'intera città, ma anche in considerazione del fatto che qui i limiti di velocità non vengono presi in considerazione dai più. In tutto, in meno di un chilometro di asfalto, si trovano 5 incroci, 6 attraversamenti pedonali e attività commerciali che si affacciano su ambo i lati della strada. Inoltre, sempre stando al resoconto fornito dai residenti ed esercenti della zona, sono oltre 200 i bus che ogni giorno transitano, anche fuori dal servizio per raggiungere il deposito, in questa via. Il problema è la velocità di una strada troppo trafficata, limitrofa al centro, insomma, una disciplina stradale troppo spesso ignorata da alcuni. Come si vive in Via della Chimera? Appunto si vive ogni tanto assediati da qualche autobus che decide di vincere il Gran Premio della giornata. Dal momento che ne passa 200 al giorno, chiaramente questi che sono stimolati a vincere il Gran Premio dovrebbero tener conto che rischiano di ammazzare qualcuno. Ci sono stati già alcuni incidenti, fortunatamente non molto gravi, ma più che altro creano un terremoto continuo nelle case che si affacciano lungo la strada. Allora, si tratterebbe semplicemente di avere un atteggiamento responsabile, ma dal momento che non è, come si dice, obbligatorio chiedere la responsabilità a tutti, perlomeno si scrivano e si mettano dei cartelli in cui si chiede che questa zona sia sottoposta a una velocità di 30 all'ora. Quindi ci possono far passare chi vogliono, giustamente per le esigenze della città, 30 all'ora, e poi che le strisce abbiano rialzi, sia chiaro, non i rallentatori, perché sennò il terremoto è raddoppiato e quadruplicato. Ecco, vedi, questi camminano in maniera responsabile, spesso si va al doppio di questa velocità e è una condizione quotidiana di una strada che già subisce appunto uno stress molto pesante. Tu sei andato all'ufficio manutenzione del comune, cosa ti hanno detto? Mi hanno detto che hanno in procinto il rifacimento del manto stradale nei primi mesi del 2018. Quindi una cosa positiva. Quindi, giustamente come ha detto lo Giurani, se al momento non viene rifatto il manto stradale, la cosa più opportuna sarebbe creare una zona 30 che perlomeno toglie i disagi, che sono le scosse che si ripercuotono negli appartamenti e il pericolo legato alla viabilità. L'abbiamo visto prima attraversando la strada, a volte è proprio una tombola, insomma, cioè beccare l'automobilista o comunque il conducente di veicolo che rispetta i limiti. Eh certo, e eventualmente incrementare anche i controlli sulla velocità.